sempre più inevitabili. E addirittura la CNN trasmise quelle immagini delle mucche morte proprio nei pressi del ruscello. Dopo 5 anni, ancora una volta, nello stesso ruscello c'è stata una moria di pesci. Però continuano a, senza alcun controllo purtroppo, essere sversati dei prodotti industriali, soprattutto cianuro. Gli scarichi illegali in ruscelli come il Mola Santa Maria e fiumi come il Sacco, trasformato in un canale zeppo di scorie chimiche. Un'emergenza che si è allargata a macchia d'olio fino alla confluenza con il fiume Liri, decine di chilometri più a sud. Il 55% della popolazione è contaminata dall'indano, dal betasacloro ciclesano, ai metalli pesanti, al cadmio, al piombo. Scarti di lavorazione che venivano appunto sversati impunemente in questo fiume. E se non bastano i fiumi, ci sono i terreni agricoli, usati da 40 anni come discariche di rifiuti industriali. Poche settimane fa, l'ultima denuncia. Sono stati fatti degli scavi e ritrovati i rifiuti in un terreno. No, i rifiuti non sono stati trovati, il verbale dice che non sono trovati niente, non so se glielo avete. I rifiuti non ci stanno, non dovete registrare. Ma di questi cartelli quanti ce ne sono qui in giro? Queste sono le aree interdette, come dice il cartello, all'uso agricolo e zootecnico, a 100 metri dal fiume Sacco. Non ho mai visto che ci fosse qualcuno che controllasse se realmente questa veniva rispettata. Sì. Queste opere di bonifica non solo sono molto costose, ma richiedono tempi anche molto lunghi. Gli interventi sono stati soprattutto nella zona di Colleferro, rimane però da bonificare tutto il resto.